parte mi è venuto un momento una riflessione. Se il Don Giovanni viene visto come l'anticristo, allora Cristo è amore puro, amore puro, incondizionato, assoluto, eterno, infinito. Allora Don Giovanni si pone come odio, male, anticristo. Allora, un qualcosa di malvagio, di cattivo, qualcosa di contrario dell'amore, vabbè, è l'odio. Forse anche l'odio è una passione. Allora, ancora meno, ancora qualcosa di... come potrei dire? L'assenza assoluta d'amore. Sì, anche altre. Beh, dunque il libro, certo, forse se parlo così ci si sente meglio. Provo a passare no. Forse vicino perché io preferisco parlare senza o da un altro microfono perché con la quale ho in comune una passione per Rousseau. Dunque, non ho letto questo libro, me l'ho comprato stasera, ma ho letto gli altri di Umberto Curi, in particolare il libro sulla filosofia di Don Giovanni, l'ho inflitto agli studenti un anno per un corso, dunque lo conosco bene. Allora, volevo moltissimi stimoli mi sono venuti, li voglio fare proprio in maniera telegrafica. Don Giovanni. Curi ha parlato di Don Giovanni come se ci fosse una unità sostanziale tra il testo e la musica, cioè come se la musica di Mozart fosse una illustrazione, sia pure geniale, del testo. In realtà Mozart ci mette di più, cioè a volte certe cose, certi accordi sono in contraddizione con il significato letterale di ciò che Da Ponte dice, perché non è che Da Ponte fosse perfettamente consapevole di quello che stava scrivendo, anche perché poi c'è la famosa leggenda di Casanova che forse ha collaborato e così via. E infatti quel finalino io non ho mai potuto sopportare, quello che poi tutto trionfale, quella musichetta quando esce quello scemo in un ottavo, che francamente non so cosa ci stia a fare, e l'opera dovrebbe finire esattamente così. Seconda cosa, l'invidia. Il fatto che l'invidia sia una passione così negativa, io mi permetto di dubitare, almeno ho delle... Intanto Girard, con il suo desiderio mimetico, fa dell'invidia, si può dire, il meccanismo del mondo. Ma io voglio fare un piccolo esempio. Vittorio Alfieri, nella sua vita, parla molto dell'invidia e dice, certo, quello distingue quella buona da quella cattiva, ma anche quella buona continua a chiamarla invidia. E quello di invidia è la molla per la gloria, cioè senza invidia non sarebbe mai diventato lo scrittore che è. L'ultima cosa che voglio dire, Pasolini, anche in Accattone secondo me c'è la non rappresentazione della morte di Dio, perché la morte di Accattone è una profanazione della morte di Dio. Mi piacerebbe avere la risposta alla domanda che mi è stata posta riguardo al fatto se c'è conoscenza solo tramite la sofferenza. Io volevo ritornare un pochino al problema della prima parte che stava affrontando, cioè se la passione, il termine passione, comprende tutta la gamma delle emozioni e se la differenza è solo quantitativa. E poi permettevo di dire che in effetti ci sono, se la differenza è quantitativa,
ci sono sicuramente delle emozioni, chiamiamole negative, che forse la razionalità ha ragione di impedire o di bloccare, perché pensiamo all'ira, alla violenza, quindi a quello che può portare come conseguenza. E poi volevo sapere che cosa pensava dell'empatia. E inoltre sono d'accordo con quanto è stato detto sull'invidia, cioè che nell'invidia c'è questa, ci può essere anche una rivalità mimetica, c'è un desiderio mimetico e quindi c'è un desiderio di conoscenza dell'altro e di imitazione dell'altro. Questo poi chiaramente ha i suoi risvolti negativi, però forse c'è anche da prendere in considerazione questo aspetto. Grazie. Bene, vi ringrazio molto, le domande davvero molto interessanti. Dico subito che almeno per quanto riguarda ad esempio l'ultima domanda che è stata proposta, non c'è dubbio che coglie uno degli aspetti, lo accennava prima anche Elena, uno degli aspetti, non ho difficoltà a riconoscerlo, non compiutamente risolti del libro. E sapete per quale ragione, come dire, questo rapporto tra le emozioni, le passioni, una riflessione analitica sulla possibilità che vi siano anche emozioni negative, perché tutto questo non c'è? Perché, devo dire la verità, anche qui rivelo familiarmente qual è stato il mio travaglio nello scrivere questo testo. Quando mi è stato proposto come tema passione, era inevitabile misurarsi con quanto finora era stato pubblicato, almeno in tempi recenti, sul tema delle passioni. E poi anche cercare di capire quali interessi, spinte, sollecitazioni io sentissi nell'affrontare questo tema. E allora io ho dovuto ben presto scoprire che si trattava di fare una specie di trattato sulle passioni abbastanza, come dire, completo, se non addirittura esauriente, beh, da un lato c'erano già dei testi che rispondevano a questa esigenza, e devo dire, non perché sia qui, uno dei testi a cui pensavo era quello di Elena Pulcini, cioè dedicare una trattazione analitica all'invidia dopo che è uscito il libro di Elena non aveva senso. Oppure, molti di voi conosceranno, perché poi insomma ha insegnato a lungo in Toscana, quel bel libro importante, molto ampio, molto voluminoso di Remo Bodei, intitolato Geometria delle passioni, dove in queste 500-600 pagine fittissime trovate tutto quello che c'è da, che è stato detto che si possa dire sulle passioni. Allora, ripercorrere itinerari già battuti, da un lato era poco utile, dall'altro, ve lo confesso, non coincideva con i miei interessi. Per questo, proprio dichiaratamente, io ho scelto la strada non di dire adesso voglio andare a fondo di quello che è il concetto di passione o fare un'esplorazione sistematica della sfera affettivo, sentimentale, emotiva, ma cercare di cogliere, ecco perché questa sera ve l'ho proposta nei termini di una riflessione su alcuni aspetti paradossali, cogliere alcuni punti di grande intensità sotto il profilo concettuale o strettamente filosofico, intorno ai quali compiere degli affondi che consentissero di far emergere problemi, questioni che non sempre in altre trattazioni io trovavo emergere, senza sentirmi assillato dal bisogno della completezza, ma al contrario, scegliendo programmaticamente la strada della incompletezza, dell'assaggio, dell'affondo, e quindi, tanto per capirsi, c'è il capitolone su Don Giovanni, c'è il capitolone sulla passione di Cristo, c'è un capitolo importante su Platone, un capitolo che riguarda Heidegger,
senza sentirmi, ripeto, pressato dall'idea di offrire una trattazione che tendesse o volesse o pretendesse di essere concludente e sistematica. Di qui il fatto che appunto sono numerose, ma anche già dichiarate, le lacune, le mancanze di questo testo. Le altre questioni poste sono importantissime, solo che io devo smettere tra 6 minuti e quindi cerco di essere molto schematico. Sulla prima questione proposta, se Cristo è espressione dell'amore puro, l'anticristo di che cosa è espressione? Ma nel testo cerco di argomentarlo. L'anticristo, cioè Don Giovanni, è prendere il principio fondamentale del cristianesimo, e cioè che l'amore tra gli uomini è strumento che ci avvicina all'amore per Dio, e trasformarlo in burla, trasformarlo in inganno, proprio violentarlo. Ma pensate, il Don Giovanni, il primo Don Giovanni, quello di Tirso, questa cosa la dice talmente esplicitamente che io resto sbalordito a vedere il conformismo, la negligenza dei critici, che arriva al seguente punto. Il titolo della commedia di Tirso è El burlador de Siviglia. Viene tradotto il seduttore di Siviglia, quando burlador vuol dire colui che inganna, il beffatore, colui che trasforma, come si dice nel testo della commedia, l'amore in burla, l'amore in inganno. E viene tradotto il seduttore, perfino il titolo viene, ripeto, adulterato. Ecco in che senso è l'anticristo: fare del cardine del cristianesimo un inganno, una burla, una beffa. Sulle tre osservazioni del secondo intervento, se avrà, come ha avuto, devo dire, sono molto lusingato, la pazienza di leggere il testo, vedrà che io sostengo esattamente la tesi che lei dice, cioè che non solo Mozart non accompagna il testo di Da Ponte, ma lo contraddice sistematicamente, sistematicamente. Sono arrivato a documentare le molte occorrenze in cui lo contraddice perfino modificando il libretto all'insaputa di Da Ponte. Si racconta che nella notte che precede la prima rappresentazione praghese, Mozart prende il libretto di Da Ponte e interviene con 125 varianti al libretto di Da Ponte. Questo per dire quanto remoto sia dal progetto musicale di Mozart quello di comporre la musica. Io cito spesso quella straordinaria espressione di Goethe quando dice che composition è una parola abietta, perché fa del musicista l'equivalente di un pasticcere che compone una torta. Quindi siamo totalmente d'accordo, troverà molti argomenti. Passo per competenza l'osservazione sull'invidia a Elena, e adesso se la vedrà lei, cioè che evocando in particolare Girard sia possibile cogliere anche un aspetto positivo dell'invidia. D'accordissimo, Accattone di Pasolini è, diciamo così, il terzo elemento di una trilogia ideale che dice la non rappresentabilità della morte di Cristo, come confermato dal fatto che il corale finale del Matteus Passion lo ritroviamo per la prima volta proprio in Accattone di Pasolini. La questione, ed è l'ultima, molto interessante, devo dire, se veramente ogni conoscenza presuppone, impone, prevede sofferenza. Qui il discorso sarebbe lungo. Io devo dire che ho affrontato questo tema soprattutto in un testo precedente che abbiamo presentato qui, quello che si intitola non è un titolo incoraggiante, ma insomma meglio sarebbe non essere nati, che è una celebre sentenza che Nietzsche, il filosofo Nietzsche, legge in un testo antico e che esprime un luogo comune della cultura greca arcaica e classica.
quello cioè che la cosa migliore per l'uomo sarebbe non essere mai nato. Allora, lavorando su questa sentenza e sulle fonti in cui questa sentenza compare, è emersa proprio con grande forza una identità che è anzitutto linguistica e che è anche concettuale tra pazzemata e mazzemata. La troviamo nei tragici, la troviamo in Aristotele, la troviamo per la prima volta in Erodoto, il quale afferma che solo dai pazzemata, cioè dalle sofferenze, possono venire i mazzemata, cioè le conoscenze. Ecco, io sarei pronto, lavorando appunto su questi testi, a dire che mentre è vero che questa connessione, provate a pensare alle grandi tragedie greche, in cui l'itinerario del protagonista è per lo più un itinerario di sofferenza che gli consente di capire quello che prima non aveva capito. Allora, mentre questo nesso a me sembra evidente in molti contesti, forse non arriverei al punto di dire che non è possibile conoscenza se non è accompagnata o scaturisce da sofferenza. Anche se pensiamo a Dostoevskij, se pensiamo alla leggenda del grande inquisitore, è in fondo questa equivalenza è talmente ribadita che è ribadito anche l'opposto, e cioè che non solo per poter conoscere bisogna soffrire, ma la conoscenza a sua volta produce sofferenza, no? Il capire le cose è fonte di sofferenza. E fonte di sofferenza per me, soprattutto adesso, dovervi lasciare e di corsa di un treno. Vi ringrazio molto della presenza.